Carissimi amici dello Scorpione, buonasera. Allora, andiamo a vedere anche il vostro segno per i prossimi 10 giorni. Vediamo che cosa ci dicono le carte. Nel frattempo vi comunico, almeno che non lo avete visto nel vostro ascendente, che se il video non dura il tempo del cellulare ci sarà la prima e la seconda parte. Purtroppo è così. Perché, come vi dico sempre, io non amo fare il taglia e cuci, ok? Quindi andiamo a vedere per voi dello Scorpione i prossimi 10 giorni come saranno. E li andremo a fare in un modo totalmente diverso, il gioco a ventaglio. Quindi andremo a vedere il vostro stato emotivo, che cosa state vivendo adesso, ok? La strada nella seconda riga ci sarà la strada intrapresa e il cambiamento che si avrà. Nella terza riga c'è la vostra persona, la persona di vostro interesse. E poi, ultima carta, è la risposta definitiva a tutta la stesa. Ok, quindi andiamo a vedere subito quello che accadrà. Mescoliamo. Nel frattempo, e vi ricordo, se avete il piacere di iscrivervi al canale potete farlo tranquillamente, spuntate anche la campanellina per rimanere sempre aggiornati, e se avete bisogno di informazioni li trovate sia sotto il video che nella voce informazioni del canale. Allora, per il segno dello Scorpione, lo stato emotivo, cosa si sta vivendo adesso, cosa si vive adesso? La strada intrapresa e il cambiamento che si avrà è la risposta, la persona di vostro interesse, poi sì, la risposta definitiva a tutto. Allora, vediamo un po', chiaramente andremo a fare i nostri chiarimenti anche con le altre carte. 3. Vediamo un po' cosa ci dicono. Diciamo che il vostro stato emotivo partiva da una fortuna, partiva da obiettivi, da situazioni che si volevano raggiungere, dove a un certo punto si sono avute delle spiacevoli notizie o delle situazioni che comunque non vi hanno fatto piacere, che hanno portato comunque sia a delle difficoltà, ok? In merito a un'energia maschile lui-lei, quindi ci sono state delle difficoltà a livello comunque di stato emotivo. Però questo non ha comunque, sì, vi ha segnati per carità, però non vi ha dato modo comunque di fermarvi in realtà, perché cosa avete fatto? Siete voluti andare verso una risoluzione di problemi, verso una vostra vittoria, prendendo comunque sia degli accordi lì dove comunque la situazione non era chiara. Per risolvere determinate, ripeto, situazioni o per uscire fuori da determinate situazioni avete preferito risolvere la situazione in questo modo. In un certo qual modo, qual è la strada che avrete intrapreso? Vi siete comunque sia allontanati da questa persona, avete messo comunque dei paletti, anche se non siete comunque soddisfatti, se ci pensate tantissimo, però volete andare verso una fortuna, lo state facendo proprio per voi stessi. La cosa vi fa riflettere, perché? Perché ci sono delle decisioni da prendere, ci sono comunque dei cambiamenti che voi volete nella vostra vita, comunque sia al positivo, ok? La persona di vostro interesse vive un qualcosa da diverso ormai tempo, è un qualcosa diviso tra due energie femminili, voi e magari un'altra persona, dove le cose a quanto pare non vanno bene e sembra che ci sia un blocco. Potrebbe essere una persona di famiglia, come potrebbero essere voi e magari un'amica, voi insomma è qualcun altro, ok? E quindi ci sono delle problematiche che si porta comunque sia avanti da diverso tempo. Però per voi
vedo comunque sia un trionfo, a parte quello che abbiamo a Fondomazzo, conflitti, litigi e rottura, perché probabilmente questa situazione la porterete comunque sia a chiudersi. A chiudersi quando? Quando voi comunque sia raggiungerete la vostra fortuna, il vostro trionfo, perché alla fin fine realizzerete, ok, i vostri obiettivi, il vostro trionfo. Allora, andiamo a vedere invece, andiamo a chiarire un attimo le carte per addentrarci un po' nel discorso e per vedere un po' voi dello Scorpione, allo stato emotivo, quello che state vivendo, strada intrapresa, i cambiamenti, persona di vostro interesse, dove ci portano, o meglio dove vi portano, visto che io non sono dello Scorpione. Vediamo un po', allora. Andiamo a vedere subito questo 9 di denari rovesciato insieme a questo 10 di denari rovesciato. Che cosa ci dicono di più per il segno dello Scorpione come stato emotivo? Che cosa è successo con questo 9 di denari rovesciato e 10 di denari rovesciato? Per quello che è successo vi siete chiusi comunque sia in voi stessi. Volevate che determinate cose proseguissero, andassero comunque sia nel miglior modo possibile, però infatti è vero, ci sono state delle difficoltà, siete stati comunque sia feriti da qualcosa, ci sono state delle situazioni che hanno portato delle difficoltà dove c'è stata comunque mancanza di chiarezza. Infatti anche qua abbiamo un 5 di spade come qui. Hanno portato mancanza di chiarezza, hanno portato... sono state comunque delle situazioni spiacevoli. Vediamo che genere di accordi, come abbiamo detto, siete voluti uscire da una determinata situazione cercando di risolvere il problema prendendo degli accordi. Vediamo questo asso di spade e 6 di spade. Per il segno del Capricorno, quindi cosa state vivendo adesso? State vivendo un bel periodo comunque, perché vedo delle piccole vittorie su alcune cose. Allora, sì, è come un prendo degli accordi ma metto dei puntini sulle i e cerco in tutti i modi di allontanarmi. Allontanarsi da queste difficoltà, e lo state facendo comunque sia con la massima calma, proprio mettere dei puntini sulle i, perché comunque c'è stato qualcosa che non è andato giù, che non vi è andato giù. Andiamo a vedere questo 3 di spade rovesciato invece. Nella strada intrapresa state andando verso un allontanamento da una situazione o da una persona. Vediamo questo 3 di spade rovesciato. Vi volete allontanare perché voi in realtà volete raggiungere il vostro trionfo. Infatti carta risposta definitiva a tutto, che raggiungerete il vostro trionfo, i vostri obiettivi, le vostre soddisfazioni. E vi volete allontanare da una determinata situazione perché avete capito che comunque sia vivete un blocco. Volete andare verso un 5 di coppe, 5 di coppe anche qua, verso situazioni dove c'è celebrazione, festeggiamento, dove vi portano comunque sia delle gratificazioni, visto che comunque sia avete avuto in un recente passato, avete avuto delle situazioni che, ripeto, non vi hanno fatto piacere, e attualmente per il momento c'è questa insoddisfazione. Una carta soltanto per il 2 di coppe rovesciato, una carta soltanto, vediamo che genere di insoddisfazione avete. Allora, l'insoddisfazione è proprio per questi ostacoli che ci sono stati, perché sembrava che andasse comunque sia tutto bene e invece ci siamo trovati nella situazione che vi ho spiegato adesso. Volete raggiungere, come già vi ho detto, una pace, una tranquillità, voi le desiderate questo.
anche se ci sono delle situazioni che vanno avanti da diverso tempo e che sapete perfettamente che vi creano un blocco, volete andare verso una tranquillità e state riflettendo per andare verso la tranquillità, magari anche nei confronti di una persona, e dover prendere una decisione. Vediamo cosa riflettete, perché volete un cambiamento positivo. Vediamo le vostre riflessioni quali sono. Questo 6 di bastoni per il segno dello Scorpione, cosa vuole dirci di più? Il vostro riflettere, perché fino adesso vi siete sforzati, avete sprecato energie per fare andare le cose comunque in un determinato modo, ma le cose in realtà non sono andate in un determinato modo, perché come vi ho detto ci sono stati degli alti e bassi, per alcuni di voi ci sono anche state delle rotture che hanno portato a bloccare una certa situazione, magari per delle bugie, per dei tradimenti, per delle menzogne, ok? E quindi voi state andando proprio verso una rottura, verso allontanarsi da una persona, allontanarsi da una situazione, perché volete che le cose migliorino, quindi ve lo riconfermo. 9 di bastoni, vediamo un po' questo 9 di bastoni per il segno dello Scorpione, vediamo quale sarà il cambiamento. Beh, il cambiamento è una fortuna, sono delle gratificazioni che comunque voi avrete il raggiungere comunque sia dei vostri progetti. Dovete soltanto prestare attenzione a chi mette il bastone tra le ruote, perché sappiamo perfettamente che c'è sempre qualcuno che può mettere il bastone tra le ruote. Però comunque sia, è un qualcosa che voi desiderate, il successo, lo desiderate comunque sia da diverso tempo, ok? Nonostante tutto potreste incontrare comunque sia delle difficoltà, ok, o persone che vi mettono il bastone tra le ruote, però comunque non vi dovete assolutamente preoccupare, perché ce la fate, avrete delle notizie che, ripeto, saranno belle per il vostro percorso, per il percorso che state facendo. Vediamo invece la persona di vostro interesse e vediamo, chiediamo subito, questo 8 di bastoni rovesciato e 8 di spade rovesciato cosa vogliono dirci. Qui c'è una situazione tanto bloccata, la persona di vostro interesse sta vivendo comunque sia una situazione di blocco, incavolata nera, probabilmente per come stanno andando le cose, incavolata nera con una persona, perché si è chiusa in se stessa e non dà più modo di andare oltre, con un'altra persona perché cerca comunque di mettere il bastone tra le ruote. Vediamo questo 8 di bastoni rovesciato e 8 di spade rovesciato per la persona di interesse dello Scorpione. Anche qua deve prendere una decisione la persona di vostro interesse, perché a livello relazionale o a casa o in famiglia comunque ci sono delle problematiche e deve scegliere quale percorso dover adottare, ok, per avere il suo benessere, per stare bene lui. Diciamo che con una persona potreste essere voi o un'altra persona, diciamo che ci sono dei conflitti. Ci sono dei conflitti molto pesanti che possono portare comunque a una chiusura o con voi o con l'altra persona o proprio con una situazione che alla persona di vostro interesse non lo fa o non la fa andare avanti. Vediamo che blocco vive. 4 di spade. Cinque di bastoni rovesciato, uguale, vive veramente un blocco, si sente debole perché non sa veramente che cosa fare, perché le bugie sono state tante, nonostante tutto vorrebbe fare comunque sia qualcosa, vorrebbe cercare di raggiungervi, vorrebbe cercare comunque di starvi di vicino, di darvi una mano, di sorridere comunque insieme a voi e di non avervi arrecato comunque le delusioni che ci sono state. Vediamo invece per voi Scorpione questo asso di denari cosa vuole dirci di più.
ci sono delle situazioni che attendete, che sembrano ci vuole più tempo, che non si avverano. Per voi c'è una giustizia divina. Ok, attenzione, attenzione a come però vi muovete, ok? E attenzione a come vi muovete perché ok che c'è una giustizia divina su determinate cose che vi hanno bloccato per un periodo di tempo determinate situazioni e non vi hanno fatto realizzare quello che volete. Ecco perché abbiamo come risposta definitiva, ok? Questo asso di denari, il vostro trionfo su dei conflitti che ci sono stati, su una rottura, su un allontanamento, su delle delusioni, il vostro trionfo sull'insoddisfazione che c'è fino ad arrivare al vostro equilibrio e alla vostra stabilità, chiudendo e allontanandovi comunque sia da determinate situazioni che ormai non vi fanno più stare bene. Questo è quanto per voi dello Scorpione, da qui a 10-12 giorni, ok? Poi a rotazione riparto di nuovo, ok? E rifaccio di nuovo il tutto. Vi ringrazio, un abbraccio grandissimo, ci sentiamo sempre per l'oracolo.